Si comincia maglia blu per la squadra juventina, maglia bianca per il Krasnodar, che darà il calcio d'inizio a questo torneo, a questa partita. Si parte con il primo pallone giocato proprio dai russi, appoggiato all'indietro per Denis Tretiakov. Subito la pressione della Juventus, palla che viene fatta girare da Ciubenko, ancora sui piedi di Tretiakov, che cerca di superare per la prima volta la metà campo. Il pallone appoggiato all'indietro in modo piuttosto pericoloso da Lorenzo Giorgi verso il portiere Alberto Giorgi. Sono due gemelli, Lorenzo e Alberto, il primo difensore, il secondo portiere della Juventus. Prima rimessa laterale a favore del Krasnodar, il rimpallo fa sì che il pallone rimanga lì per qualche istante e poi l'ultima squadra a toccare la sfera è proprio quella russa del Krasnodar. Sarà la Juventus con Gabriele Casazza a effettuare la rimessa laterale. Dopo queste due gare valide per le posizioni dalla nona alla dodicesima cominceranno i quarti di finale del torneo, a cui prende parte la Roma, che si è qualificata come seconda nel suo girone e che vedremo impegnata più avanti. Noi seguiremo su Sport Italia domattina in diretta le semifinali e poi domenica in differita la finalissima di questo secondo Venice Champions Trophy. Roma che affronterà il Benfica nel secondo dei quattro quarti di finale. Roma che ha chiuso con 6 punti il suo girone alle spalle proprio del Benfica. Intanto c'è la prima conclusione della partita, l'intervento sicuro da parte del portiere del Krasnodar, Yuri Sheremet, con il numero 12. Lo stesso Sheremet, si vede il pallone appoggiato da Denis Tretiakov, poi fa ripartire il Krasnodar con questa percussione sulla corsia di destra. Avanza Roman Yatsenko, tentativo di andare rasoterra verso l'area di rigore, dove c'è l'appoggio all'indietro di Costamagna per il portiere Giorgi. Finora Costamagna è stato il migliore a livello realizzativo della Juventus in questa Venice Champions Trophy, con 3 gol segnati peraltro in 3 gare diverse, una rete in ciascuna delle 3 gare finora giocate per Costamagna, il numero 7 della Juventus, che ha portato a questo torneo una squadra composta esclusivamente da giocatori del 2006, mentre qualche squadra ha anche a referto qualche 2007. Ricordiamo anche la formula: due tempi da 20 minuti, si gioca calcio a 7, un portiere più 6 giocatori di movimento. Il fuorigioco viene applicato soltanto nell'ultimo terzo di campo, al di là della linea tratteggiata che forse è riuscita a intravedere sul campo. Calcio di punizione a favore della squadra russa, che porta in avanti diversi elementi prima dell'esecuzione dalla corsia centrale del campo. Esecuzione affidata a Artem Biryukov, il capitano del Krasnodar, pronto a calciare. Pallone scagliato direttamente verso la porta, ma che sorvola in non di poco la traversa della porta difesa da Alberto Giorgi. Prima conclusione verso la porta della squadra russa. Juventus che adesso prova a ripartire con il pallone ricevuto spalle alla porta da Alessandro Ventre, che cerca di verticalizzare. Opportunità offensiva per i bianconeri, anche se non riesce in questo caso Costamagna a servire Gabriele Casazza. Alimenta però l'azione la Juventus. Casazza non riesce a evitare che la palla termini al di là della linea laterale e sarà quindi il Krasnodar a effettuare la rimessa laterale, ancora con il suo capitano Maxim Glovatsky. La rimessa per la squadra russa, che prova a spedire la palla nella metà campo avversaria. Pallone messo fuori dalla Juventus, ancora con Casazza. Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di match, la temperatura qui a Carlo quest'oggi in questo momento è decisamente alta e ciò non favorisce il gioco d'attacco. Di sicuro per queste squadre, al di là delle prestazioni negative dei giorni scorsi, è importante comunque fare un passo in avanti e cominciare questa fase, questa seconda fase del torneo, in modo più brillante. Conclusione dalla distanza, la palla scheggia la parte alta della traversa. C'è stata anche la deviazione, credo, del portiere. Vediamo, no, non c'è stata nessuna deviazione, non c'è tocco da parte di Alberto Giorgi. Qui rivediamo la conclusione da fuori area di Sergei Ciubenko. Giorgi non devia il pallone e si riparte semplicemente con una rimessa dal fondo per la Juventus, che prova subito a innescare Costamagna e mettere l'area di rigore. Costamagna cerca di andare da Casazza, ma la difesa del Krasnodar respinge il pallone deviandolo in fallo laterale. Con le mani va proprio il numero 7 Luca Costamagna e poi c'è la conclusione che si spegne, in questo caso piuttosto lontana dalla porta difesa, all'estremo del Krasnodar, Yuri Sheremet. Primi 4 minuti e mezzo di partita, un po' di pressione da parte della Juventus, avanza Roman Yatsenko. Ricordiamo anche che in queste partite i cambi possono essere effettuati senza limiti, cambi volanti con le sostituzioni che possono essere effettuate in qualsiasi momento
infatti vediamo spesso le squadre cambiare nel giro di pochi secondi e poi anche giocatori che possono ovviamente tornare in campo dopo un periodo di sosta in panchina. Palla buona per Ventre che viene fermato per un attimo da Ciubenco, ancora può proseguire la sua azione offensiva, poi prova la conclusione dalla distanza. Ci sta provando molto la Juventus da fuori, un paio almeno di tentativi verso la porta difesa da Sheremet con il pallone che però è terminato a lato. Primi 5 minuti di gara e Krasnodar che riesce a superare la prima linea di pressione della squadra bianconera con Biryukov che avanza, palla al piede, cerca l'imbucata, la conclusione e il gol del Krasnodar firmato da Nikita Poshmashny. È lui che porta in vantaggio la squadra russa dopo 5 minuti e mezzo di partita. Nikita Poshmashny per l'1-0 del Krasnodar. Rivediamo la sua conclusione mancina, apparentemente non irresistibile, non ci arriva però con il tempo giusto. Il portiere Alberto Giorgi che si fa trafiggere da Nikita Poshmashny. 1-0 Krasnodar e Juventus che comincia questa gara come aveva giocato fin qui praticamente tutto il torneo, in difficoltà anche contro questa formazione russa. Vediamo come reagirà la squadra di Alessandro Calcia. Il pallone scaricato da Ventre per Bufandar, uno dei migliori fin qui nelle precedenti gare dei bianconeri, recupera di forza la palla la Juventus, ci prova Corrado Iannon che appoggia il pallone alle sue spalle per Lorenzo Giorgi, prova Giorgi a innescare i compagni, non trattiene la palla il portiere del Krasnodar Yuri Sheremet, poi i russi riescono a spazzare via anche se sono costretti a concedere agli avversari una rimessa laterale in zona d'attacco. Va Costamagna a rimettere in campo il pallone con le mani, Bufandar si ferma sotto la pressione portata da Biryukov, poi dalla distanza ancora il tentativo piuttosto velleitario da parte di Lorenzo Giorgi che scaglia il pallone piuttosto lontano dalla porta difesa da Sheremet. Krasnodar che ha risposto bene alla prima reazione della Juventus dopo il gol subito e qui c'è la possibilità per il Krasnodar di spingere il pallone in avanti con Poshmashny fermato da dietro in modo giudicato regolare. Intervento sul pallone quello del numero 7 bianconero Luca Costamagna che si disimpegna bene qui anche in fase difensiva e ferma una pericolosa manovra da parte degli avversari. Rimessa con le mani effettuata dalla Juventus, Bufandar perde palla però attenzione perché la Juve rischia grosso con questi errori nella propria metà campo. Si lotta su questo pallone con la presenza di due giocatori per ciascuna squadra, il gioco alla fine viene fermato dal direttore di gara per un fallo commesso ai danni di Corrado Iannon. Bufandar batte subito la punizione, va proprio da Iannon che però ancora rischia di perdere palla pressato da Biryukov. In qualche modo si salva la Juventus che deve però giocare con maggiore concentrazione. Adesso il tentativo di lanciare Gabriele Casazza, esce il portiere Sheremet che correttamente lascia sfilare il pallone visto che nessuno dei suoi lo aveva toccato, quindi il Krasnodar che può ricominciare con questo calcio di rinvio anche se dura ben poco il possesso palla della squadra russa. Juventus che con Bufandar può dedicarsi a questa rimessa laterale, si fa vedere con il numero 9 Alessandro Ventre. Costamagna cerca di mettere in mezzo, non benissimo il Krasnodar che poi però riesce a spazzare via con il lavoro difensivo di Tretiakov. Juventus che deve ricominciare quindi ancora dalla propria metà campo con l'appoggio di Giorgi per il portiere Alberto Giorgi. Ancora il pallone mancato in avanti da Ventre che rotola fra le mani del portiere Yuri Sheremet. Krasnodar che ha disputato un discreto torneo al di là dei risultati, chiaramente non era la squadra arrivata qui con il migliore pedigree eppure non ha fatto mancare mai la sua intensità e la sua grinta, un po' come sta facendo il Lugano che è stata un po' la sorpresa finora di questo torneo, qualificatasi molto bene per la seconda fase, sarà impegnata in uno dei quarti di finale che cominceranno subito al termine di questo match. All'inseguimento del pallone va il numero 5 Arseni Gert che però non ci può arrivare. Gert uno dei primi giocatori che sono subentrati dalla panchina per il Krasnodar ed eccoli qui i cambi volanti, il numero 17 Vladimir Kasparian, uno dei primi giocatori anche lui che sta per essere mandato in campo dalla panchina mentre Bufandar fa ripartire la manovra della Juventus. Siamo quasi a metà di un primo tempo, finora ho visto soltanto un gol segnato, quello del Krasnodar. Attenzione Costamagna, l'appoggio per la conclusione con il piatto destro di Corrado Iannon che però non riesce a imprimere al pallone l'effetto che avrebbe voluto e lo spedisce a lato della porta difesa da Sheremet. Qui si rivede
il pallone fatto proseguire proprio per Iannon, che ha provato a coordinarsi. Adesso il Krasnodar effettua questo calcio di rinvio con lo scambio fra Kasparia nel portiere Sheremet. Il lancio lungo a scavalcare la difesa, Bufandare in difficoltà perché è pressato da dietro da Golubkov. Si libera poi del pallone Alberto Giorgi, può spingere Lorenzo Giorgi sulla fascia sinistra, rallenta il numero 3 della Juventus, Casazza, tentativo di andare in mezzo da Costa Magna. Eccolo qui il numero 7 bianconero che allarga il gioco, conclusione di Ventre ribattuta dalla difesa della squadra russa e rimessa laterale a favore della Juventus. Primi cambi anche per il tecnico Alessandro Calcia, con Leonardo Torriero che fa il suo primo ingresso in campo in questa partita, prendendo il posto del numero 6 Gabriele Casazza. Rimessa laterale per la Juventus, Bufandar si lamenta perché non c'è nessun compagno che riesce a liberarsi, cerca Costa Magna anticipato dalla difesa avversaria, ancora Juve però con il pallone allargato verso sinistra per Torriero che tocca il suo primo pallone, viene pressato fino alla linea laterale, finisce a terra, ha come suo fallo il numero 17 del Krasnodar, ovvero Vladimir Kasparian, calcio di punizione già battuto, Costa Magna fermato da Posmashny, l'autore del unico gol finora segnato in questo match. Stiamo assistendo alla reazione della Juventus dopo la rete dell'1-0 del Krasnodar. Qui perde palla la squadra bianconera con il recupero effettuato da Kasparian, che subisce il fallo di Torriero, attaccante classe 2006 della Juventus. Calcio di punizione per il Krasnodar, mentre abbiamo superato il giro di boa del primo tempo, 11 minuti e 30 secondi giocati, ricordiamo ancora due tempi da 20 minuti per determinare la vincente di questa prima gara del girone per le posizioni che vanno dalla nona alla dodicesima, a cui partecipano anche il Manchester United e il Paris Saint-Germain, le altre deluse, le altre non qualificate per i quarti di finale, che poi daranno ovviamente accesso alle prime posizioni. La Juventus prova a ripartire, la giocata di sponda da parte di Ventre, ancora la palla che torna dalle parti di Ventre, ma è con un buon tempismo che il portiere Sheremet decide di uscire fino ad arrivare al limite della sua area di rigore per controllare il pallone. Buona questa combinazione 1-2 con il Krasnodar che cerca di innescare in mezzo lo scatto da parte di Yatsenko, palla però riconquistata dalla Juventus, Bufandare in avanti, palla buona per Ventre che cerca di accelerare inseguito da due giocatori avversari, cambio di passo di Ventre, il pallone appoggiato all'indietro, c'è una possibilità per Iannon che non riesce a calciare e poi invece è Torriero che va al tiro, ma la sua conclusione è troppo debole e finisce fra le mani del portiere Sheremet che senza problemi effettua la parata. Adesso la pressione della Juve si sta facendo sentire perché il Krasnodar fa fatica a tenere palla per più di qualche secondo. Qui Ventre anticipato da Glowacki che mette il pallone fuori, nuova rimessa laterale in zona d'attacco per la Juventus, diciamo prima dei quarti di finale di questo torneo che cominceranno subito dopo la fine di questo match. L'Ajax affronterà il River, una delle squadre che hanno eliminato la Juventus, poi Benfica contro Roma, Chelsea contro Lugano e Atletico Madrid contro Corinthians, queste le gare che poi promuoveranno le vincitrici alle semifinali che seguiremo domattina a partire dalle 9 in diretta su Sport Italia. Calcio d'angolo, colpo di testa di Ventre, pallone che termina però alto sopra la traversa, nulla di fatto quindi per Alessandro Ventre, mentre primo ingresso in campo in questa partita per il figlio d'arte di questa Juventus primavera, Filippo Grosso, nato nel 2006, anno in cui il padre ha fatto almeno un paio di cose importanti. Oltre appunto alla nascita di Filippo c'è la conquista del mondiale con la casacca dell'Italia, con un ruolo particolarmente da protagonista per il neotecnico del Bari. Attenzione a Ventre che cerca spazio per allargarsi, poi appoggia proprio su Filippo Grosso, fermato dalla difesa del Krasnodar. Golubkov cerca di ripartire, palla deviata fuori a centrocampo dalla squadra bianconera. Tante rotazioni, tanti giocatori che entrano ed escono dalla panchina, ovviamente considerando anche i tanti impegni di questi giorni, perché questo è un torneo in cui i ritmi sono davvero altissimi, si giocano tante partite in pochi giorni e il caldo, c'è la necessità di far rifiatare spesso questi ragazzi per qualche minuto. Infatti vediamo continuamente delle sostituzioni e dei cambi stile basket. Fermata intanto la percussione del Krasnodar dall'intervento di Iannon,
che prova a far ripartire la Juventus in mezzo. Non dura però la manovra bianconera, attenzione però ancora la palla recuperata per un attimo proprio da Grosso, che subisce fallo, calcio di punizione a favore della Juventus. Subito sta provando Filippo Grosso a dare una scossa alla squadra di Alessandro Calcia, e lo ha fatto guadagnandosi qui questo calcio di punizione. Lorenzo Giorgi pronto per l'esecuzione, il pallone è toccato subito verso Corrado Iannon, l'appoggio di Iannon per Bufandar che cerca di andare in slalom nel cuore della difesa avversaria, lo ferma il numero 5 Arseni Gert. Il Krasnodar non riesce però a imbastire un contropiede, anche se viene aiutato da questo intervento falloso da parte proprio di Bufandar. Calcio di punizione per il Krasnodar, ultimi 5 minuti del primo tempo, la squadra russa sempre in vantaggio 1-0, ma è la Juve che recupera questa palla con Iannon, fermato fallosamente, calcio di punizione, vuole batterlo subito Filippo Grosso, ma deve aspettare il figlio dell'ormai ex tecnico della primavera della Juve a battere questa punizione, che dovrà essere effettuata anche da qualche metro più indietro con Bufandar, e proprio Grosso che gli si avvicina, va a Grosso per l'esecuzione, pallone è servito su Torriero e cerca di evitare il numero 11 Iazenko, palla che termina fuori, non c'è stato il tocco del difensore, sarà a favore del Krasnodar la rimessa laterale con il capitano della squadra russa, che in questa partita è Maxim Glovatsky. Abbiamo visto anche le facce del capitano spesso distribuite fra giocatori diversi nel corso delle varie gare di questo torneo. Per la Juventus è rimasto sempre Bufandar a indossare la fascia di capitano di questa squadra classe 2006. Avanza Iazenko, il lavoro di sponda da parte di Biryukov, possibilità per il Krasnodar, ma c'è l'intervento del portiere juventino Alberto Giorgi che dice di no a Posmashny, ancora lui il più pericoloso dei russi, l'autore del primo gol, ci riprova in una seconda opportunità, passaggio no look con, avete visto lo sguardo di Chubenko che è andato nella parte opposta rispetto alla direzione del pallone, e non è riuscito questa volta Posmashny a sfruttare l'occasione che gli è stata fornita. Calcio d'angolo per il Krasnodar, pallone che spiove in mezzo, Bufandar mette fuori con questo colpo di testa, l'azione della squadra lussa viene però alimentata da Chubenko che ci riprova, pallone deviato che rimane lì in area di rigore, cerca di spazzare via la Juve con Giorgi, e poi ancora il lancio per Filippo Grosso che ha la possibilità di spingere sulla corsia di sinistra, viene però rallentato e poi fermato dalla difesa del Krasnodar, subito la rimessa per la Juventus, e qui viene fischiato fallo di mano credo, perché la rimessa era valida, il numero 11 Torriero ha preso la palla con la mano, ma in realtà chiaramente non lo poteva fare perché la rimessa era già stata effettuata, e allora calcio di punizione per il Krasnodar, qualche ingenuità che ovviamente vediamo in campo visto la giovanissima età di questi ragazzi. Adesso la palla viene messa giù per un attimo da Schiavone, uno dei nuovi entrati per il tecnico della Juventus Alessandro Calcia. Alessandro Ventre adesso cerca di andare via, l'inseguimento va a Glovatsky che lo ferma con un intervento molto pulito in scivolata, e poi è anche intelligente a guadagnarsi la rimessa laterale facendo carambolare il pallone sul corpo dell'avversario. Rimessa per il Krasnodar mentre siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo tempo in questa prima gara della sessione pomeridiana della seconda giornata della Venice Champions Trophy. Lorenzo Giorgi all'indietro per il portiere Alberto Giorgi che torna dal fratello, palla servita poi in avanti, la sponda Grosso cerca di toccare il pallone verso Alessandro Ventre, palla però respinta dalla difesa del Krasnodar, cerca subito di ribaltare il fronte offensivo la squadra russa, non si passa però fa buona guardia Lorenzo Giorgi, Bufandar adesso in avanti a cercare in area di rigore Filippo Grosso, fermato dalla difesa dei russi in calcio d'angolo. Sicuramente non è mancata la reazione da parte della Juventus, e qui in realtà non è calcio d'angolo ma semplicemente rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio da parte di Grosso e non dei difensori del Krasnodar. Sarà quindi calcio di rinvio per la squadra russa con il pallone controllato da Iazenko, cerca di portarglielo via proprio Grosso, palla messa fuori e rimessa laterale a favore della Juventus. Leonardo Torriero, tentativo di numero da parte di Ventre,
arriva a fermarlo Posmanchny, che sta facendo veramente un po' tutto sia in fase offensiva che in fase difensiva, mentre qui Buffandar si allunga molto bene, spaccata per fermare questo pallone diretto sui piedi di Biryukov. Palla buona per Schiavone, palla in area di rigore e l'opportunità da parte di Grosso, che però non riesce a calciare. A calciare invece ci prova Torriero, ma la sua conclusione viene murata. Ancora Torriero, calcia debolmente fra le mani del portiere Sheremet. Questa è la migliore occasione probabilmente per la Juventus in questo primo tempo. La rivediamo qui. Grosso ha cercato di scartare il portiere e però non si è fatto beffare dalle finte del numero 10 bianconero. Ha letto benissimo le sue intenzioni e gli ha impedito di calciare. Ultimi 5 secondi intanto del primo tempo, con il Krasnodar fermato dalla difesa della Juventus. Attenzione adesso ancora la pressione dei russi, con la Juve che deve appoggiare sul portiere Alberto Giorgi. Sbaglia Giorgi e il passaggio in avanti intercettato dai russi. C'è però una posizione di fuori gioco che nega la possibilità per il Krasnodar di continuare la sua azione, e dopo questo fuori gioco finisce il primo tempo. Punteggio di 1-0 a favore del Krasnodar. Decide finora il gol di Nikita Posmanchny. C'è stata dopo la rete di Posmanchny la reazione della Juventus, che però ha creato un paio di occasioni, una buona soprattutto con Grosso, senza mai riuscire a segnare il gol del pareggio. A fine primo tempo Krasnodar 1 Juventus 0. Per noi una piccola pausa, poi torniamo qui a Carle per raccontarvi il secondo tempo. Quarti di finale a cui parteciperà anche la Roma, opposta allo stesso Benfica che questa mattina ha battuto per 3-2 i giallorossi, conquistando il primo posto e scavalcando la squadra capitolina. È ricominciato nel frattempo il match fra Krasnodar e Juventus. Vediamo se riuscirà a imbastire una reazione migliore rispetto a quella del primo tempo la squadra bianconera. Prima conclusione del secondo tempo, quella di Sergei Chubenko, completamente fuori misura. Riparte allora la Juve, che adesso supera la metà campo con il tentativo di percussione da parte di Leonardo Torriero. L'appoggio di Torriero per Ventre, che si gira, vuole tornare da Torriero. Grosso prova ad appoggiare il pallone su Ventre, ma respinge la difesa del Krasnodar. E poi c'è questo tentativo dalla distanza che termina non lontano dalla porta difesa da Sheremet. Ci ha provato Stefano Croce, il suo destro, che qui rivediamo, passa piuttosto vicino al palo alla destra di Sheremet. Palla adesso messa fuori dal Krasnodar, rimessa con le mani per il capitano della Juventus Adam Buffandar. Grosso va vicinissimo al gol del pareggio, una delle opportunità migliori del match per la Juventus, e sono state bene o male capitate tutte sul piede di Grosso. Eccola qui la rimessa di Buffandar, e poi Grosso che calcia riuscendo a divincolarsi dalla marcatura del difensore avversario Denis Tretiakov, mancando davvero di pochissimo il bersaglio Grosso. C'è un infortunio adesso, è rimasto a terra un giocatore del Krasnodar, dovrebbe trattarsi di Roman Yatsenko, e allora ovviamente il match viene interrotto per prestare le cure al giocatore infortunato. Ci sarà quindi evidentemente qualcosa da recuperare poi alla fine di questo secondo tempo. Vi ricordo ancora intanto i prossimi appuntamenti con il Venice Champions Trophy su Sport Italia. Domattina alle 9 le due semifinali in diretta, e poi domenica pomeriggio alle 15 seguiremo in differita la finale per il primo e secondo posto, e vedremo se a questa finale parteciperà la Roma, unica italiana superstite per quanto riguarda la rincorsa alle prime posizioni. Erano due, Roma e Juventus, le partecipanti italiane a questo torneo. Krasnodar che si affida adesso alle qualità di Biryukov, pallone che termina in area di rigore dove c'è il portiere Alberto Giorgi che lo può rilanciare. Ancora Krasnodar però con la conclusione dalla distanza da parte di Posmanchny, murato dalla difesa juventina. Mi correggo perché la Juve ha cambiato portiere nel corso dell'intervallo, c'è adesso Lorenzo Piras a difendere i pali per la squadra italiana al posto di Alberto Giorgi. Abbiamo visto questa staffetta effettuata più volte nel corso del torneo dal tecnico classe 1982 Alessandro Calcia. Rimessa laterale a favore della Juve almeno inizialmente, vediamo però che cosa decide l'arbitro, che assegna in effetti ancora la rimessa alla squadra bianconera. Schiavone sul pallone, l'appoggio all'indietro per Buffandar che supera la metà campo per poi dirigersi verso il centro, la sponda di Grosso, palla giocata ancora in avanti sul fronte destro verso Alessandro Ventre, mette fuori la difesa del Krasnodar.
sicuramente meglio la Juve da metà primo tempo a questa parte, dopo un avvio decisamente favorevole ai russi. Adesso rimessa laterale per Alessandro Ventre, cerca di farsi vedere Mattia Schiavone, lo scambio con Grosso, il pallone messo in mezzo da Ventre e poi c'è fuori gioco di Grosso sul colpo di testa di Schiavone, che ha provato a giocare di sponda per il suo compagno con il numero 10, ma Grosso era al di là della linea dei difensori del Krasnodar e all'interno dell'ultimo terzo di campo, unica zona in cui è valida la regola del fuorigioco modificata per l'occasione per questo torneo, in cui si gioca 7 contro 7 su campo ridotto e 20 minuti a tempo, tranne la finale che si disputerà con tempi di 25 minuti. Pallone che termina in fallo laterale, rimessa per la Juve con Leonardo Torriero, ancora bianconeri con il tentativo di portare avanti la sfera da parte ancora di Grosso, che prova a mettere in movimento Ventre, anticipato dalla difesa del Krasnodar, la giocata di Glovatsky a scagliare il pallone fuori. Ancora quindi una rimessa in zona d'attacco per la Juve con Alessandro Ventre, gli va incontro per effettuare lo scambio Leonardo Torriero, poi ancora Ventre, vorrebbe crossare ma non lo può fare perché viene fermato in modo giudicato irregolare. Però sarà calcio di punizione per la Juve, ha commesso fallo il numero 23 Nikita Poshmashny, che vediamo molto spesso impegnato anche sul fronte difensivo, pur essendo stato peraltro il giocatore che ha avuto le migliori occasioni del match per il Krasnodar e che ha segnato l'unico gol. È stato lui a commettere fallo su Torriero, calcio di punizione per la Juve, 2 in barriera per il Krasnodar. È pronto Torriero a calciare con il mancino, va Torriero sulla barriera, palla respinta ancora fuori dal campo dai giocatori del Krasnodar. Torriero, lo scambio con Bufandar, poi il tentativo di Grosso che recupera il pallone caparbiamente arrivando anche fino a terra, ma attenzione adesso alla possibile ripartenza per la squadra russa con il pallone servito verso Biryukov. Si chiude bene, recupera bene la Juventus che ferma Biryukov con le mani. Bufandar, si muove in avanti Filippo Grosso, il rilancio da parte di Poshmashny, la giocata di sponda di Biryukov, pallone fuori misura che il Krasnodar non riesce ad agganciare ed è ancora quindi la squadra italiana che può riprovarci con Grosso, fa sportellate con lui e gli strappa dai piedi il pallone. Poshmashny, fermato poi molto bene a sua volta da Ventre, che recupera la sfera, ancora Grosso, limite dell'area di rigore, prova il destro che termina però di qualche metro largo rispetto alla porta difesa da Yuri Sheremet. Ancora cambi volanti per la Juve, fuori il capitano Bufandar, dentro Costamagna e Casazza. Abbiamo detto anche in precedenza Costamagna miglior marcatore finora della Juventus con i suoi 3 gol segnati in 3 partite diverse, ha giocato la prima parte del primo tempo per poi lasciare spazio ai compagni e adesso il tecnico calcia, lo rimette sul terreno di gioco. Ventre cerca di andare proprio da Costamagna, ma il Krasnodar legge bene la situazione in fase difensiva, recupera il pallone e poi ancora Ventre caparbiamente lo rifà suo, la sponda di Grosso destinata a Schiavone ma fuori misura. Si guadagna comunque un calcio di punizione la Juventus grazie al buon lavoro corale che sta facendo in questa fase di gara la squadra bianconera. Sarà calcio di punizione per la Juve con Filippo Grosso sul punto di battuta, posizione piuttosto centrale, possibilità sicuramente da quella posizione di tentare la soluzione diretta in porta. 3 in barriera per il Krasnodar, è pronto a partire Filippo Grosso, è uno schema esecuzione corta ma passaggio troppo pigro quello diretto per Costamagna, anticipato quindi dai giocatori del Krasnodar. Deve ricominciare dal portiere Piras la Juventus, il tentativo di affondo sulla fascia sinistra, poi l'appoggio verso Grosso, anche in questo caso fuori misura, deve ricorrere a questa corsa all'indietro Costamagna per appoggiare sul portiere Piras, ancora Costamagna, qualche difficoltà per la Juventus adesso nel manovrare, c'è invece Golubkov pressato da Casazza, l'aggressività di Casazza si tramuta però in un fallo, calcio di punizione a favore del Krasnodar, 8° minuto del secondo tempo, 1-0 per la squadra russa, Juventus che non riesce a arrivare subito su questo pallone. C'è Casazza che si guadagna con un po' di fortuna la rimessa laterale e poi tenta subito di andare da Grosso, ancora una volta libera la propria metà campo il Krasnodar, Stefano Croce spedisce subito la palla in avanti ma non ci può arrivare il numero 10 Filippo Grosso,
e la sfera rimbalza al di là della linea di fondo. Cambi per il Krasnodar, dentro con il numero 5 Arseni Gert, mentre il gioco riprenderà con il calcio di rinvio per il portiere Yuri Sheremet. Siamo quasi a metà secondo tempo, situazione che rimane 1-0 Krasnodar, gara a basso punteggio rispetto alla media di questo torneo, che ha visto tante gare molto combattute, tanti recuperi importanti. Spesso le partite sono cambiate nel giro di pochi minuti, quando sembrava che avessero già preso un'altra direzione. Attenzione a Alessandro Ventre, che mette in mezzo questo cross diretto per Grosso, respinge la difesa del Krasnodar. La Juventus ancora può alimentare l'azione con Casazza, deve coinvolgere in posizione più arretrata anche Croce. Il suo tentativo viene ribattuto da Krasnodar e allora ci pensa il portiere Piras a rimandare la palla nella metà campo avversaria, dove c'è il colpo di testa da parte di Ciubenko, poi in avanti verso Golubkov. Attenzione, non benissimo Stefano Croce, il Krasnodar ne può approfittare con Kasparian, l'appoggio di Kasparian all'indietro per Ciubenko, poi però legge bene adesso la situazione in fase difensiva la Juventus con la collaborazione di Costa Magna. Attenzione all'opportunità per Ventre, intervento in scivolata molto puntuale da parte di Denis Tretiakov, che colpisce soltanto il pallone e ferma l'avanzamento di Alessandro Ventre. Poteva essere un'opportunità interessante per la Juventus, che adesso effettua questa rimessa laterale dalla propria metà campo offensiva. Perde palla però la squadra bianconera, ci riprova con questa conclusione dalla distanza Stefano Croce, senza inquadrare la porta difesa da Sheremet. Ancora cambi, torna il capitano Bufandar per la Juventus, un paio di sostituzioni anche per il Krasnodar con gli ingressi di Biryukov con il numero 10, torna in campo anche Pozhmashny, l'autore dell'unico gol, quello che finora decide il match. Sheremet pronto per il rinvio, pallone giocato di tacco in avanti dal Krasnodar, che si guadagna complice la deviazione della Juventus questa rimessa laterale. E allora possono salire i giocatori russi quando siamo entrati nella seconda metà della ripresa, e è un match che si gioca su ritmi piuttosto bassi. Probabilmente anche la stanchezza un po' comincia a farsi sentire, visto che gli impegni in questi primi due giorni sono stati veramente tanti per questi ragazzi, e in più fa davvero molto caldo allo stadio occhieggiato in questo momento. Palla messa fuori da Casazza, rimessa laterale per il Krasnodar con Arseni Gert pronto a incaricarsene. Ancora cambi per la Juve, Jannon va dentro, riceve il pallone Biryukov, fermato però dai bianconeri. Ancora Biryukov, lotta con Casazza, Juve che può ripartire, un 2 contro 3 per la squadra guidata da Calcia. Il Krasnodar lo ferma, Costa Magna non riesce a essere pericoloso in questo caso. Rinvio da parte del portiere Sheremet, colpo di testa di Stefano Croce, palla buona ancora per Costa Magna, che può spingere sul fronte offensivo destro. Costa Magna cerca un dribbling, supera il primo difensore che era Glowacki, ma non il secondo. Il raddoppio di marcature su Costa Magna è decisivo per fermare la sua manovra. Bufandara con le mani, taglia verso l'esterno Costa Magna, si va invece verso il centro dove c'è Grosso, poi la respinta del Krasnodar, la Juventus che riparte da Gabriele Casazza, spaglia il Krasnodar, palla buona per Jannon, cerca una serie di dribbling, fermato in scivolata da Ciubenko, che mette il pallone fuori ma sta intensificando adesso la sua pressione la Juventus, che si rende conto che il tempo comincia a stringere e che non manca molto alla fine del match, soltanto 8 minuti più eventuale recupero, e qui la Juve si guadagna ancora un calcio di punizione per questo fallo commesso non molto lontano dal limite dell'area del Krasnodar. Qui il portiere Yuri Sheremet che dà indicazioni alla sua difesa, mentre Filippo Grosso è il giocatore che si appresta a battere questo calcio piazzato. Due in barriera per il Krasnodar, va Grosso, prova un destro a giro che termina però fuori dallo specchio della porta difesa da Yuri Sheremet. È stato fin qui probabilmente il più pericoloso per la Juventus Filippo Grosso, di cui rivediamo questo tentativo di destro a effetto che però non scende a sufficienza. Sheremet con 7 minuti ancora da giocare effettua questo calcio di rinvio, pallone calciato verso destra ma intercettato dalla Juventus con Casazza, che vince anche un rimpallo ma poi viene fermato dalla difesa dei russi. Adesso è Pozhmashny che prova a lanciare in avanti i compagni, tanta aggressività a centrocampo per la Juventus con Jannon,
L'ultimo tocco è del Krasnodar, rimessa Juve, anche se inizialmente i giocatori russi non sembrano disposti a lasciare la palla a Bufandar, che deve andare a recuperarsela prima di rimetterla in campo. Bufandar per Casazza, rimessa però effettuata troppo avanti, deve essere quindi ripetuta qualche metro più indietro. Ancora Bufandar, lo scambio sempre con Casazza, tentativo poi di andare da Grosso, intercetta il pallone il Krasnodar, lo fa con Ciubenko, da Ciubenko verso Biryukov, lotta con Casazza che è inizialmente la meglio, poi all'inseguimento del pallone va Arseniy Gert, c'è un intervento falloso, calcio di punizione per il Krasnodar, fallo commesso ai danni proprio di Arseniy Gert nella rincorsa al pallone, è arrivato in modo troppo aggressivo il giocatore bianconero. Mentre qui abbiamo rivisto una bella azione da parte del Krasnodar, la posizione di Poshmashny qui era irregolare, quindi anche un'eventuale deviazione in rete non sarebbe stata valida, la palla comunque è sfilata direttamente oltre la linea di fondo. Ricomincia la Juventus dal portiere Lorenzo Piras, ultimi 5 minuti 25 secondi di match, 1-0 Krasnodar. Adesso scatta in avanti Stefano Croce, che poi deve fermarsi, appoggiare il pallone su Iannone, prova a verticalizzare per Alessandro Ventri, intervento ancora una volta molto puntuale della difesa del Krasnodar, che ha giocato un match nel complesso decisamente positivo sotto tutti i punti di vista. Prova a ripartire Biryukov e viene fermato. Adesso Juventus con l'avanzamento da parte di Torriero, anzi di Grosso, mi correggo, il numero 10 subisce fallo, fallo commesso da Ciubenko, calcio di punizione per la Juve, che sta provando fino alla fine a lottare per rimettere in equilibrio questa partita contro un Krasnodar che ha interpretato con grande attenzione e concentrazione questo match, sicuramente di più di quanto non avesse fatto nei giorni scorsi nelle prime tre gare del torneo. Calcio di punizione direttamente calciato in porta, facile per il portiere Yuri Sheremet effettuare la presa al volo. Sheremet che ricomincia scambiando il pallone con Ciubenko, poi lancia in verticale in direzione di Biryukov, c'è uno scontro testa contro testa, ha avuto la peggio Biryukov, qualche problemino anche per il numero 6 bianconero Gabriele Casazza, che chiama subito l'attenzione dello staff sanitario, devono entrare anche i medici del Krasnodar per verificare le condizioni del giocatore russo rimasto a terra. Eccolo qui lo scontro testa contro testa con Biryukov, che ha avuto la peggio, viene sostituito almeno momentaneamente anche Casazza, nessun problema comunque per lui, semplicemente un po' di ghiaccio per il colpo subito anche per Biryukov, nessun problema, si rialza il numero 10 del Krasnodar, sta per effettuare ancora qualche cambio la squadra russa apparentemente con Yatsenko pronto a rientrare sul terreno di gioco, la palla viene adesso restituita alla Juventus con un tentativo peraltro facilissimo per il portiere Piras, che fa ricominciare Bufandar, ultimi 3 minuti 10 secondi più recupero, la sponda di Grosso per Costamagna, l'appoggio ancora sulla corsia centrale dove c'è il tentativo da parte di Iannone di andare ancora verso l'area, il Krasnodar però ferma tutto continuando a giocare un match molto attento in fase difensiva, il lancio per Poshmashny, uno contro uno con Bufandar che appoggia verso il portiere Piras, rischia Grosso l'estremo bianconero perché Poshmashny è lì in agguato sul suo tentativo di rilancio, la palla però termina fuori, Piras va subito a cercare Iannone che salta bene un primo avversario, va avanti con la sua percussione e poi serve questo pallone verso l'area di rigore dove il Krasnodar si chiude bene ancora per poi liberare la propria area, si lotta, c'è un fischio arbitrale, il fallo lo ha commesso Croce ai danni di Ciubenko, non ci sta il numero 2 juventino che è stato punito per questo suo intervento. Calcio di punizione per il Krasnodar, lo batte, attenzione adesso all'opportunità offensiva per Poshmashny, fermato però dalla difesa della Juventus, c'è Golubkov che controlla il pallone a metà campo, il suo pallone non filtra inizialmente, poi ci prova ancora Arseniy Gert, di nuovo Golubkov, prova ad alzare un pallonetto per servire Yatsenko che lotta con i difensori bianconeri e sono questi ultimi che hanno la meglio, Bufandar per Costamagna, deve affrettare i tempi da Juve perché siamo
entrati negli ultimi due minuti della partita. Prova adesso la giocata Ventre che va da Grosso, palla ancora in mezzo per Ventre, l'intervento del portiere Sheremet che dice di no a Ventre dopo l'ottimo 1-2. La palla è stata restituita all'attaccante con il numero 9, ma Sheremet non si è fatto superare e ha negato il pareggio alla Juventus. Ci provano ancora i bianconeri, sempre con Grosso, finisce a terra Iannon, ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Il Krasnodar può quindi spazzare via dalla propria area. Buffandar cerca ancora di riportare in avanti il pallone, Ventre prova l'azione personale, si mette in proprio, poi riesce a scaricare su Costa Magna, conclusione di Ventre, nel frattempo è rimasto a terra un giocatore della Juve. C'è a terra Iannon, qui stiamo rivedendo intanto l'occasione che la Juve ha avuto qualche istante fa con Ventre che si è fatto ipnotizzare da Sheremet. Molto bravo il portiere del Krasnodar con l'istinto giusto a opporsi al tentativo di Ventre. Esce zoppicando leggermente Corrado Iannon che deve essere sostituito per gli ultimi 30 secondi di questa partita. Ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare. Attenzione al tentativo da parte della Juventus con Costa Magna, l'intervento da parte del portiere a fermare tutto, il rilancio in avanti del Krasnodar, ultimi secondi di gara, siamo oltre il ventesimo, ci sarà qualcosa da recuperare, due minuti informano dal coordinamento per le interruzioni che ci sono state, gli infortuni che sono corsi durante questo match, un paio di interruzioni che hanno portato a questo piccolo prolungamento del secondo tempo. Calcio di punizione battuto, il pallone che rimbalza fra le mani del portiere Piras, vuole affrettare ovviamente i tempi Piras perché siamo già 30 secondi oltre il ventesimo, ci prova Grosso, prova a far filtrare più che altro il suo pallone in avanti verso Ventre, l'intervento difensivo del Krasnodar impedisce però l'azione della Juventus di proseguire, adesso Buffandar con il suggerimento in mezzo, palla che viene deviata sul tentativo di Torriero e poi arriva ancora fra i piedi di Piras che deve far ricominciare tutto appoggiando su Stefano Croce. Croce riesce a evitare il numero 7 Golubkov, prova ad andare profondo in area di rigore verso Costa Magna, anticipato ancora Juve, però il Krasnodar ancora può spazzare via. Buffandar va a rincorrere la sfera nella propria metà campo e la affida a Stefano Croce, mancano 50 secondi circa alla fine, l'appoggio di Croce ancora verso Buffandar che cerca il cambio di passo ostacolato da Golubkov che commette fallo, calcio di punizione per la Juve, qualche cambio per il Krasnodar, sarà questo calcio piazzato una delle ultime, forse l'ultima opportunità per la Juventus visto che mancano soltanto 30 secondi alla fine e sarà Filippo Grosso l'incaricato dell'esecuzione di questo calcio piazzato. Due in barriera per il Krasnodar, ultima chance per la Juve di evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta in quattro gare in questo torneo. Va Grosso, pallone che spiove in mezzo, mette fuori con questo colpo di testa la difesa della squadra russa, vediamo se c'è ancora tempo. Piras prova ad andare subito in profondità verso la porta, con i pugni il portiere Sheremet devia il pallone fuori. È scaduto il 22esimo, si aspetta soltanto il fischio finale che arriva in questo momento. Il Krasnodar batte 1-0 la Juventus.